110 nanogrammi al metro cubo è un valore altissimo, sicuramente altri 100. Si sta verificando qualche forma di emissione assolutamente fuori dal normale. Qui siamo a ridosso dello stabilimento siderurgico Ilva e siamo grosso modo a 200 metri dal muro di cinta. Attualmente registriamo intorno ai 90 nanogrammi a metro cubo come media, in questo momento 97, 99, 99, 101, 101. 103. La media che veniva registrata nel quartiere Tamburi nel periodo 2009-2010 era di 20 nanogrammi a metro cubo. In questo momento ci troviamo a circa 5 volte la media di 4 anni fa. Adesso siamo a 114, 116. 120. Siamo in un punto assolutamente lontano dal traffico, siamo vicino all'ex campo sportivo, abbiamo toccato il livello di 122 nanogrammi al metro cubo in questo momento. In questi luoghi, quando il vento soffia dal mare, possiamo arrivare anche a 2-3 nanogrammi, anche a 0 nanogrammi. Il quartiere Tamburi era considerato uno dei quartieri più puliti e più salubri prima che venisse l'Italsider. Adesso abbiamo toccato veramente un picco, 130 nanogrammi a metro cubo, 131, valore mai registrato anche in passato, sono valori eccezionali, 134, siamo già venuti in questo luogo altre volte, sì, valori come questi non abbiamo mai registrati, questo è spiegato probabilmente dalle condizioni meteo, perché il vento soffia debolmente da nord-ovest e quindi il quartiere Tamburi è sotto vento. In certi momenti c'è stasi di vento e quindi si crea quella cappa che, sulla base anche degli studi dell'ARPA, incrementa il livello di concentrazione dei microinquinanti.